Ieri abbiamo incontrato le vittime della strage ferroviaria di Viareggio. Ricorderete nel 2009 i morti che ci sono stati per un'esplosione di gas. Queste persone rischiano di non avere giustizia in quanto al processo due reati, lesioni gravi e gravissime e incendio colposo molto probabilmente verranno prescritti. Noi vogliamo intervenire per dare giustizia a loro e a tutte le altre vittime di disastri ambientali come i morti e i familiari dei morti di Eternit. Il processo Eternit che ha visto imputato come unico imputato il capo dell'azienda, un magnate svizzero, il quale è stato condannato in primo grado a 16 anni di carcere, in secondo grado in appello a 18 anni di carcere, eppure non si è fatto neanche un giorno di galera perché poi è stato salvato dalla prescrizione. Che cos'è la prescrizione? La prescrizione è una norma che non dà giustizia e che chiude di fatto i processi se passa troppo tempo dall'aver commesso un reato. I politici hanno abusato della prescrizione per non finire in galera. Pensate a Berlusconi, ma non soltanto a lui. Quindi loro si sono salvati da tanti processi per corruzione, per concussione, per falso in bilancio, però così hanno anche permesso a tanti altri delinquenti di salvarsi da altri processi. Il Movimento 5 Stelle ha una soluzione, ci ha lavorato, ha scritto una legge e l'ha depositata due anni fa, prima firma Andrea Colletti. La nostra legge prevede la sospensione della prescrizione non appena vi sia stato un rinvio a giudizio. Tra l'altro il procuratore nazionale antimafia Roberti ha detto che questa nostra proposta è l'unica davvero in grado di risolvere il problema della prescrizione. Se ci pensate, l'imputato che sa che comunque si arriverà a sentenza, che il processo finirà e non potrà intervenire la prescrizione, sarà anche interessato ad ottenere degli sconti di pena, quindi magari opterà per o il rito abbreviato o il patteggiamento e questo appunto consentirà comunque al delinquente di finire in galera, alle vittime di avere giustizia, ma anche ci consentirà di snellire il lavoro all'interno dei tribunali in Italia, che sapete che è un dramma, i tribunali sono ingolfati, così i magistrati potranno dedicarsi a punire degli altri delinquenti. Perché il Movimento 5 Stelle dovrebbe riuscire in tutto quello sul quale hanno fallito i partiti negli ultimi 30 anni? Perché non abbiamo nessun collega in Parlamento delinquente da dover salvaguardare e quindi abbiamo le mani libere per intervenire sulla prescrizione e fare in modo che in Italia vi sia finalmente giustizia.